Salve amici di Marco Ferrante TV, dopo una stagione intensissima di partite, di interviste, incominciamo l'estate a Porto Cesareo, al Bonavista, e con una copertina di un settimanale che voi conoscete, Ghidi Alfonso Samorini, ma non parliamo della mora, della bionda o dei calciatori che si trasferiscono e che vanno da una parte all'altra. Oggi, con il consenso delle mogli, non soltanto con quello dei procuratori, ma di due personaggi che io ho conosciuto dal vivo e che ci danno consigli molto utili per affrontare al meglio questa estate, ovvero i protagonisti di Emigratis, Pio e Amedeo, che ci propongono una estate a scrocco, perché per risparmiare senza rinunciare ai posti più esclusivi del Salento e non solo, bisogna cercare di adottare un escamotage particolare, tutto meridionale, attraverso il quale bisogna cercare di ottenere qualcosa, che sia in denaro, in cibo o quant'altro, da persone molto facoltose. Eccoli qua, mentre per le vie di Milano cercano veramente di accaparare l'impossibile. D'altronde sono riusciti a ottenere gioielli, viaggi per le madri, altrimenti avrebbero adottato il sistema delle cambiali. 10 regole per vivere a scrocco: con la simpatia e l'ironia puoi conquistare il mondo, mai avere il portafogli, al massimo una posta e pay smagnetizzata. Anche se non sei del sud, dite sempre che siete meridionali e portate la vostra città nel cuore, Foggia nel loro caso. Chiedete l'impossibile per ottenere il possibile, infatti loro ce l'hanno fatta! Far scattare il senso di colpa nei confronti dell'altro che arriva. Il look deve impietosire: più povero sei, più hai possibilità di far pena. Ma non avere pietà di nessuno, perché tutti hanno qualcosa da darti. Essere convinto e mai tentennare. Dai che ce la fai, come dice Morandi. Anche con il sorriso bisogna essere decisi, sfacciati, o meglio avere una grande faccia di bronzo. E infatti lo questi due dai camping di Vasto sono riusciti a conquistare via Monte Napoleone a Milano, e sono riusciti ad ottenere anche soldi da Alfonso Signorini. Che dire, grandi Pio Amedeo, grandi. E quindi anche voi, con molta eleganza, cercate di scroccare qualcosina e divertitevi. Buone vacanze!